Bentornati, miei cari, su Pokémon versione argento! Nello scorso episodio abbiamo esplorato Azzurropoli e devo curarmi. Perché mi devo curare? Perché abbiamo affrontato la palestra di Azzurropoli, sconfiggendo Erika e aggiudicandoci, sì, la quarta medaglia della regione di Kanto. E in questo episodio, dopo aver curato i miei bellissimi Pokémon, Astaroth per primo che sale sul tavolo, ok, andremo subito verso la pista ciclabile, ossia il percorso 17, perché voglio arrivare ed esplorare, se ci riesco, Violapoli, la prossima città. Anche se non penso di fare la palestra, perché comunque non voglio fare video troppo lunghi. E già che ci sto, una persona, mio padre, casualmente, che completamente a caso se ne è uscito con questa storia, mi ha chiesto la lunghezza media dei miei video. E quindi mi ha suggerito di non fare video troppo lunghi. E quindi, come al solito, un attimo che prima c'è questo dialogo. Ehi, tu aspetta! Nessuno può passare sulla pista ciclabile senza una bicicletta. Esatto, dovete avere la bici per passare, ma voi ce l'avete già, vero? Comunque dicevo, mi ha suggerito di fare video corti. E quindi io vi chiedo, per l'ennesima volta, per far cambiare idea a lui, perché per il resto a me non mi interessa particolarmente. Comunque, preferite video corti, e per corti intendo massimo 25 minuti, o video anche leggermente un po' più lunghi, quindi che sfiorano come limite estremo massimo 39-40 minuti, perché tanto per fargli ricredere un po' sull'idea che gli è venuta. Allora, in questa pista ciclabile, ora vi mostrerò una cosa abbastanza divertente. Comunque, qui ci sono circa 11-12 allenatori e hanno la maggior parte di essi Pokémon di tipo veleno. Quindi se state a posto con dei tipi veleni, beh, buon per voi. Allora, la pista ciclabile, non sto cliccando giù, va da solo giù, ok? Poi, una cosa che non abbiamo ancora letto è questo cartello. Pista ciclabile, di volate in bicicletta, discese senza fine. Ed è molto carina come pista ciclabile, aggiungerei. Allora, questo centauro, mi sono morso la lingua, aiuto, aveva un Gulpin. Gulpin è un difensore speciale di Hoenn, e si può catturare, credo, proprio in questo percorso, se usate il coso della marcia di Hoenn, ricordo quindi solamente il mercoledì. È buono, ma diciamo sia lui che la sua evoluzione sono leggermente stomachevoli. Per chi non conosce l'origine di Gulpin, la cosa sembrerà strana, però sappiate semplicemente che Gulpin è basato sullo stomaco, mentre Swalot è letteralmente tutto stomaco, quindi alla fine è quello. Oh, doppio smash, la mossa che dovrei avere, insegnare a Skate al posto di falso finale dopo aver catturato i leggendari, cosa che comunque ancora non posso fare perché devo catturare tipo tutti i leggendari tranne Lugia. E nel frattempo parliamo anche di un'altra cosa che mi avete chiesto in molti. Sì, così come ho fatto per Platino, per Pokémon che non erano il Pokémon principale, ossia in quel caso Giratina, farò anche con Soul Silver delle animazioni speciali. In che senso? Se avete visto il mio Let's Play di Platino, bene. Altrimenti, la maggior parte dei Pokémon leggendari hanno animazioni di ingresso della battaglia un po', mi viene da dire in inglese, lame, ossia sono un po' strane, non danno l'idea di, oh, un Pokémon leggendario. Quindi su Platino ho adattato questa strategia, ossia inserire introduzioni diverse, come ad esempio molti di voi mi hanno fatto i complimenti per come ho fatto Dialga e Palkia su Platino. Quindi pensavo appunto di rifarlo, perché era una cosa molto divertente. E ovviamente il terzo centauro ha un Magmar. Bene, ora, quanto facciamo a un Magmar con aereo assalto? Sono molto curioso, sto rischiando parecchio. Sia la scottatura che un colpo, però quanto facciamo a Magmar? Gli facciamo un brutto colpo, ci scottiamo, ma dovrei avere almeno una cura totale, quindi sto a posto. E non saliamo, ovviamente. Però scialla, non importa. Prossimo Pokémon Magmar, e qui sto a posto, mando Undyne. Allora, ammetto una cosa. Stiamo andando leggermente troppo avanti con i livelli. Poi, sarà perché sono io che voglio affrontare tutti quanti gli allenatori. Però stiamo salendo un po' troppo. Ecco, il problema è che se non avessi allenato i Pokémon prima della Lega, avrei perso contro la Lega. Sarebbe stato molto più difficile sconfiggerla e francamente non mi andava di spendere non so quanti soldi in ricariche totali, in Lattimo Mu, revitalizzanti, cure totali e compagnia bella, ok? Quindi penso di aver fatto una scelta giusta. Allora,
borsa. Dov'è il mio... Sai che ti dico? Ne ho solo uno, mi occupa uno spazio, non mi interessa della felicità di Skate, è bruttissimo detto così, lo so. Però... dovrebbe andare, ok? Dovrebbe andare. Allora... La manutenzione della motocicletta costa. Hai qualcosa da prestarmi? Se mi sconfiggi forse qualche dindo te lo posso dare, ma non dovresti riuscire a farlo, mio caro Eneio, che manda in campo Magmar. Ancora Magmar. Ok, prima era un brutto colpo. Quanto facciamo adesso senza brutto colpo? Sono curioso più che altro, ok? Sto rischiando ancora un'altra scottatura, un KO potrebbe essere, ma senza brutto colpo, la scottatura ovviamente, 30%. O 50? Non ricordo. Va bene. È entrata la scottatura. Pazienza. Non importa. Metal testata. Adesso. Facciamo un calcolo rapido. Dovrebbe essere 80, giusto? Sì. Metal testata è ovviamente più forte di pugno scarica. Ma di poco, se non sbaglio. Perché 40 più la metà della potenza della mossa. Perché c'è tecnico. Oddio, non ricordo come funziona tecnico, però... Metal testata è meglio, ma senza una mossa di priorità Skate non è particolarmente buono, o al meglio mi serve con una mossa di priorità. Fortunatamente per voi e per me, teoricamente parlando, e basta dire con teoricamente parlando in generale, io ho la possibilità di reinsegnargliela con Scome Cuori, quindi non ho problemi. Se cambiassi idea, fatto, ok? Se dovessi cambiare idea, fatto. Perché ho mandato Undyne? Sono stato molto scemo. Perché ricordo che Tentacruel è un difensore speciale. Poi si aumenta anche la difesa e anche peggio come cosa. Ma Palla Ombra può diminuire la difesa speciale. Quindi forse qualcosa possiamo farla. E... non la diminuisce, ma... ma è vero. Veleno in puntura e scommetto che... non mi ha avvelenato. Bene, molto meglio così. 30%? Non ricordo. E brutto colpo di Undyne! Ah, che bello quanti brutti colpi erano ancora buoni. Ossia, facevano il doppio del danno al posto del 1.5 il danno. Ma pazienza. Allora, vediamo un po' cosa c'è da fare qui. E per da fare qui intendo usare una cura totale. No, fermi. C'è l'antiscottante. Ecco, perché sprecare una cura totale a questo punto? Se abbiamo quello che serve. Allora, Skate è salito, vero? Devo cambiare Pokémon. Sì, Undyne per forza. Tra poco sale. Anche se non so chi usare contro la prossima palestra. Qua non c'è nessuno, davvero. Ah, ok, c'era lui. Perché la prossima palestra... beh, diciamo che Ozymandias dovrebbe essere il miglior Pokémon da usare contro quella palestra. Però, come già sapete, se c'è un Pokémon migliore da usare contro una certa palestra, devo usare tutti gli altri, se non l'ultimo Pokémon al capo palestra. In sintesi, tutto il resto della mia squadra, perché uso la Palla Ombra, andrà con... contro gli allenatori e poi Ozymandias contro la capopalestra. Stavolta è femmina, non maschio. Sì, lo so, è strano, ma... ehi, Koga l'abbiamo già incontrato, quindi ciao Teddy Ursa. Allora, vediamo un po'. 53 per Undyne, magari impara qualche cosa, non credo, sapete? E infatti non impara nulla. Prossimo, Meryl. Oddio, ho incontrato un Pokémon di cui non vi ho parlato ancora? Credo di no. Ah, vero. Ci sono due strumenti nascosti qui, ma non ricordo dove sono. Magari farò una rapida controllatina dopo aver esplorato tutto quanto il percorso. Devo imparare a scandire bene le parole. Allora, Discharge. Ciao Meryl, suppongo di sì. Perfetto. Un attimo di silenzio per evitare problemi di audio. Sapete già com'è? La solita trito e ritrito non luogo comune, perché ovviamente sono errori che non dipendono da me. E non capitano sempre. Ah, mi piaci. Hai una bella testa. Ok. Due tipi giusti come noi, ok. Sono destinati a diventare amici, no? Dammi il tuo numero di telefono. Gli troverò un posto speciale nella mia agendina. Vai, è divertente, vai. Non so neanche il tuo nome, però grazie. Chiamami pure quando vuoi. Se vuoi sapere qualcosa a proposito di Pokémon, misteri, enigmi, meccanismi delle palestre o qualsiasi altro trucchetto, sai a chi devi chiedere. E ovviamente anche se avrai problemi amorosi sarò io ad ascoltarti. Perché? Perché ormai siamo amici per la pelle. Ah, bellissima questa amicizia che si è instaurata qui dentro. Allora, torniamo su. Che è bello questa cosa, ossia la pista ciclabile finalmente veloce in salita. Perché, oh mio Dio, quanto era lenta in terza gen. E anche in prima, se non sbaglio.
Perché sì, risalendo la pista ciclabile, sia in salita, si va più lenti. Però non in quarta gen. Non in quarta gen. Allora, tu vieni qui. Fermati. Fermati. Ok. Mi faccio questa strada a rotta di collo, senza guardare gli ostacoli. Yuhu! Stai facendo avanti e indietro su al massimo 7 cubi. Fosse un cubetto, un metro, stai facendo avanti e indietro ogni 7 metri. Perché? Ehi, ho Maxwell davanti, posso far tanto danno a questo Tentacruel. Stridio! O stridio, com'è? Sicuramente non è stridio. Non importa. Discharge! Allora, di cosa posso parlarvi adesso? Per intrattenere, per non annoiarvi, perché sì... Sono persone che si lamentano o del fatto che spiego troppe cose o del fatto che non parlo del gioco. Io non posso soddisfare entrambi, ok? Inoltre, già lo sapete, di solito io chiedo scusa quando il commentary delle parti precedenti non era al top. Quindi abbiate un po' di lo tendo più. Un attimo, fermati. Oh, mi fai andare? Dannazione. Ok, così va bene. Allora... Volevo fare la lotta in doppio con loro due perché scarica. Meglio. Terremoto. No. Devo allenare Maxwell e quindi va bene. Vai. Lotta in doppio? Sì, per forza. Rua! Bel suono il mio clacson, vero? Era un clacson? Pensavo fosse il motore. Oddio. Che clacson orrendo allora. Raccolgo un bel po' di Raccolgo un bel po' di motivazione e mi tiro sul morale. Yeah! Allora, siamo contro due centauri, ovviamente. Gon e Lali. E dov'è Killua? Allora, ovviamente. Krogank e Gulpin. Vediamo un po' il da farsi. Ossia, buttarli giù in un colpo. Forse non butto giù Gulpin in un colpo. Ehi, ho un artiglio apposta. Vai. Una delle mosse che non userò mai più in tutto il gioco, infatti... Penso di toglierla, perché forza ormai serve, ok? Per varie cose, quindi preferisco tenerla. Però Ombra Artigli ormai non serve più, perché contro i tipi Spettro e Psico ho le mosse di tipo Buio, di Nocturnal. Quindi penso di insegnare a quel punto Drago Pulsar a Ozymandias, perché in questo modo dovrebbe fare di più. Si spera. Allora, Wizzing Way... Ah, terremoto non lo colpisce, vero? Scarica e... Oddio, qual è meglio? Credo sia meglio Ombre Artigli per la possibilità di critico, ma non credo che faccia critico. Appunto. E vai! Un'altra strategia che posso consigliarvi, ma è molto poco buona, è avere un Pokémon con Parafulmine o con Absorbivolt insieme ad un altro Pokémon che ha... Oh mio Dio, in una lotta in doppio. Scusate, ma non capisco perché la sera, a quest'ora più che altro, non negli scorsi episodi, vabbè, anche nello scorso episodio, però non so perché a quest'ora mi viene da balbettare tantissimo. Dovrei smetterla di parlare con altre persone prima di registrare, forse quello è il problema. Pazienza, chiedo scusa, ok? Chiedo scudo. Ah, Gon e Lali, ciao. Rua! Ehi, grazie, sai. Oddio, hanno delle Pokéball in mano. Ti prego, mamma, non chiamarmi. Io lo sapevo che mi chiamava, Ti... Stai fermo un attimo. Ok, questa è la cosa più brutta della pista. Cliccando B? No, non mi ricordo con quale pulsante si poteva stare fermi in terza gen. Qua non si può più fare, ok? Era solo per togliere mamma. Non voglio patentirla, ok? Oh. Stop. Perché c'è l'allenatore, vai. Ehi, vediamo che è più veloce. Tu stai fermo. Come fai a stare fermo? Ti prego, insegnami, Mr. Pietro. Ah, coughing, vai. E io mando ovviamente Maxwell. Ah, è una cosa bruttissima, perché alla fine stiamo affrontando allenatori con dei Pokémon che abbiamo già incontrato, ossia, Weezing, un tipo veleno, levitazione, un difensore fisico, bla bla. E non ho niente da dirvi. E questa è la cosa più brutta del non parlarvi di altre cose che c'entrano. Va bene. Facciamo così allora, ok? Senza dire cosa è successo, senza dire cosa è stato rivelato, sono uscite nuove cose di CoroCoro. Quindi, attenzione agli spoiler nei commenti. Ho visto che molte persone che non vogliono spoiler leggono i commenti prima dell'episodio, cosa che io reputo sbagliata. Guardate prima l'episodio e poi guardate i commenti, altrimenti o vi spoilerate, beh, i nuovi giochi,
o vi spoilerate l'episodio stesso. Quindi è una cosa un po'... capito? Sono uscite nuove cose. E una di queste cose in particolare mi piace tantissimo. Non posso dire cosa è, perché è spoiler. Però una delle cose che è stata rivelata, una delle cose rivelate, sì, è davvero stupenda. Non vi dico cos'è, ovviamente. Però, ehi, chi lo sa. Allora, dovrei aver quasi finito, E per quasi finito intendo questi qui, un altro allenatore o due. Due. E poi ci sono altri quattro allenatori, però. Tre di tipo volante, uno non di tipo volante, un altro centauro, tipo. Didi, Seviper. Oh, finalmente parliamo. Allora, Seviper, Pokémon di tipo veleno, si potrebbe considerare la parte di Hoenn, la... l'equivalente, non la parte. L'equivalente di Hoenn di Arbok, alla fine quello è. È buono. Ma a questo punto, se dovete scegliere un altro Pokémon, andate per Zangoose. Voi lo sapete, Zangoose è il mio... o Zangoose, dipende come lo volete pronunciare, io lo pronuncio Zangoose. È il mio Pokémon preferito numero 2. Già, dopo Tropius c'è Zangoose. Che io chiamo Mongoose. È davvero stupendo, io adoro Zangoose. Non so neanche io il perché, ok? Forse per il fatto che ha un'abilità unica, nascosta, che quando è avvelenato fa un sacco di danni e con facciata demolisce il mondo. Io adoro Zangoose. Skorupi! Skorupi è un Pokémon strano. Vi spiego. È coleottero veleno, ma si evolve in coleottero buio. Perde il tipo coleottero. Il Drapion sembra... perché è una... non è una scolopendra. È un... come si chiama? Uno scorpione. Però... o no. Credo sia... Skorupi sicuramente è uno scorpione. Drapion non ricordo chi è. Però... perché perde il tipo coleottero? Ho capito che volete fare... è veleno, perché ovviamente è un diamante di scorpione. Però... perché togliere il tipo coleottero? È comunque un... vabbè, non è un insetto, però... l'avete capito, no? Oh. Adesso, strumenti nascosti dove sono? So che ci sono. So che sono qui. Eccolo, qui. Oddio, difficile da prendere. Oh, trovato, Etremax. Non so come ho fatto a prenderlo. Cliccate A ripetutamente, senza problemi. Senza smettere di premerlo. Ecco, qua c'è l'altro strumento. Dai, eccolo qui. Elisirmax. Gli unici due strumenti di questo percorso. Un po' inutili per adesso, però ci stanno. Percorso 18, tu, mio caro, sei l'ultimo centauro. Poi ci sono tre avicoltori e poi abbiamo fatto. C'è Fuxiapoli, la esplorerò rapidamente. E c'è una cosa di Fuxiapoli che... sì, Fuxiapoli, che devo dirvi adesso. Che non farò vedere, almeno non ho in programma di farlo vedere adesso. Perché ho già l'ho mostrato, in che senso? Su Pokémon Platino, dopo aver sconfitto la Lega Pokémon e aver ottenuto il Pokédex nazionale, si avrà l'accesso al Pal Park. Credo si chiami Parco Amici in italiano. E in quel modo si possono trasferire Pokémon dalle cartucce di generazioni precedenti, terza, tanto per dire, in giochi di quarta. Ok? In pratica serve a quello. C'è anche accanto, al posto della zona Safari, perché non so se ricordate, ma 3 anni fa... qui, accanto, c'era appunto la zona Safari, ma è stata spostata a, wait for it, Yoto. E quindi non c'è più la zona Safari. Ma ci sono alcuni riferimenti che dobbiamo dire, ok? Che dobbiamo far vedere. Nel frattempo vi anticipo, che ovviamente si era già capito, Baoba era il proprietario della vecchia zona Safari? In realtà no. Era il guardiano della zona Safari, avete presente? Quello che ha perso la dentiera 3 anni fa? Già, era lui. Almeno così dicono le voci. Non so se questa cosa è confermata. Più che altro adesso andiamo a controllare, perché se non sbaglio da qualche parte dovrebbe esserci il figlio di Baoba o un parente di Baoba che ci spiega appunto la storia di Baoba. Quindi adesso possiamo controllare. Ora, io non ricordo, credo non ci siano strumenti in questo percorso. E questa cosa mi spaventa perché è strano. Ma ok, non fa niente. Allora, ghiaccio, sì, usiamo... vai, Undyne. 2 secondi. Anzi, so che molti mi diranno per questo, ma per fare prima. Vai. Perché ripeto, non so se mi conviene fare parti lunghe, parti corte. Però in questo modo sicuramente sconfiggo prima gli allenatori. E senza scena lotta si fa molto, molto prima. Allora, manda in campo Noctowl. Evoluzione di... come si chiama? Di Hutut. Perché non sei di tipo volante psico? È perfetto, dappertutto
anche su Pokémon Ranger usa mosse di tipo psico, impara mosse di tipo psico, impara psichico se non sbaglio. Perché non è in parte psico? Non ha senso, è un po' come Lugia che è in parte non acqua. Però, ripeto, quella è un'altra ragione. Ah, due allenatori, non tre, bene. E quindi... mistero, ok? Un po' dello stesso motivo per cui... E perché Drapion non è di tipo Coleottero, come ho detto prima? Perché? Allora, Doduo. Non ho mai incontrato un Doduo, davvero? Non ricordo di averne parlato, di Doduo. Oddio. Doduo è un Pokémon bellissimo. Se volete un Pokémon di tipo volante che non ha le ali ma può comunque imparare volo nonostante Scyther abbia le ali e non impara volo... c'è Doduo e Dodrio, sono ottimi Pokémon, se volete usarli sono buoni, parecchio buoni. Attaccanti fisici, sì, e molto buoni, molto 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 buoni. In terza gen sono ancora meglio perché tripletta è una mossa che imparano, eccolo qui Dodrio. E era fisica in terza gen e devastava con Dodrio, e mi piaceva davvero tantissimo usarlo. Anzi che è ancora molto valido come Pokémon, però a questo punto... Haunchcrow è infinitamente meglio, in sintesi questo. Ehi! Ok, già finito gli allenatori? Meglio così. Allora, togliamo l'opzione che vi darà fastidio, perché sì, vedo il futuro e sicuramente vi ha... Oh mio Dio, non so coniugare i verbi. Vi darà fastidio perché questo video lo sto registrando prima della vostra visione, quindi ha senso, ok? Allora, Fuxiapoli, qui, città dell'Allegria... dall'allegria contagiosa, ok. Allora, questa casa qui. Parco amici, casa del guardiano. Allora no, mi ero sbagliato, davvero mi ero sbagliato? Quando mia nonna ha chiuso la zona safari, ho colto l'occasione per creare un parco amici della stessa area. A quanto pare la passione di catturare e liberare i Pokémon in giro è di famiglia. Ok, quindi ho ragione. Sì, ho ragione. La casa del nonno, quando il nonno, Baoba. Quindi sì, era il proprietario, avevo ragione. Allora, strumenti nascosti. Ce ne sono tipo due. Anzi, no, ce n'è uno. C'è solo uno strumento qui, se non sbaglio. Ed è uno strumento pure inutile. Tra virgolette, parlando, ovviamente. Allora, eccolo qui. E tu sei una pepita. Adesso, in questi recinti, cosa c'è? Non c'è nulla. Perché? Cocci e bacche, cocci e bacche. Ah, è vero. C'è un altro tizio che scambia cocci con bacche, ma noi non abbiamo cocci, quindi no, grazie. Uno dei Super 4 era prima capopalestra Fuxiapoli. Vero, Koga, ma adesso non è più lui. Lì c'è una ghicocca rossa, ma non mi interessa. Davvero? Ho già esplorato tutto quanto? Facciamo vedere almeno un attimo il parco amici, eh. Un avviso, c'è scritto, la zona safari ha chiuso, al suo posto sorgerà il parco amici. Che ho già fatto vedere, non so se mostrarvelo, ma bisogna vedere. Allora, stesse regole, tra virgolette, del parco amici di Sinnoh. Se non avete visto quell'episodio, guardatelo, si chiama Parco Amici, Pokémon Platino Ita Parte, non mi ricordo il numero, Parco Amici, dove appunto mostro la stessa cosa. È brutto detto così, ma conviene mostrare quel video e linkarvelo piuttosto che mostrare appunto il parco amici, perché l'ho già fatto vedere, non sarebbe utile, sarebbe una parte extra di 10 minuti solamente per farla. Al massimo facciamo una cosa, se capita, magari nella parte in cui mostro anche la tana del drago, perché ricordo che la tana del drago devo mostrarla in una parte corta, magari, non lo so, vedrò, ok? Allora, F8... Fammi una F8. Perfetta, se non fosse per il fatto che c'è quell'albero che mi copre un po', Nocturnal. Non importa. Bene, anzi, benissimo. Adesso, in terza gen... Ah, giusto. Prima questo. La figlia di Koga ha preso il suo posto come capo palestra, dopo che il padre è entrato nei Super 4. Vero, infatti adesso la palestra di Fuxiapoli è Nina, esperta di veleni e dintorni. E dintorni, così, a cavolo. Comunque, qui... non credo sia questa casa, ma... In questa casa qui, in terza generazione, c'era l'elimina mosse, quindi se vi serve, sta lì. Una cosa che ancora non vi ho detto, nel percorso 16, se avete taglio, in terza e prima gen, ovviamente, c'era volo, quindi prendetelo. Il mio nonno è uscito, è a casa di Bill, al promontorio di Celestopoli. Già, questa è la casa del nonno di Bill. Ho visto quegli strani lenti Pokémon alla pista ciclabile. Chi? Strani lenti Pokémon alla pista ciclabile. Chi diamine c'è la pista ciclabile? Non ne ho idea. Ok, una cosa molto rapida. Qui sotto,
C'è un percorso marino. Parliamo con la guardia. La spiaggia del percorso 19 in seguito all'eruzione del vulcano è diventata impraticabile. Gli abitanti dell'isola Cannella se la stanno vedendo brutta. È vero, è un po' un problema l'isola Cannella adesso, però non ci possiamo fare nulla. È vero, c'è questo. Ah, il masso che un tempo ostruiva la strada è sistemato, ma affinché il suolo ritorni fertile ci vorrà tempo. Allora, questa strada... già, è chiusa. Mamma, no, non voglio le tue bacche. Dovevo toglierti. Ah, comunque... c'è un avviso, se non andate fino all'isola Spumarina fate molta attenzione, polizia di Fucsiapoli. Infatti, non potete andare all'isola di Cannella da... l'isola di Cannella? L'isola Cannella da qua. Questo perché? Perché dovete prima arrivare a Biancavilla. Questo perché? Perché, ve lo spiego subito, mentre volo a Fucsiapoli e vi mostro anche la mappa. Qui c'è un certo evento collegato a questa città. Dovete prima però esplorare Smeraldopoli. E per andare a... beh, all'isola Cannella... e andare quindi anche a Smeraldopoli, dovete per forza, 1, centrale elettrica, sì, 2, Lavandonia, 3, Grotta Diglett, e poi scendere giù. In pratica quella è la logica, quello è tutto, fine. Ok, ora, no no, fermi, prima di interrompere, sono curioso di vedere cosa si può comprare qui al Pokémon Market, perché vi ricordo che non si sa mai, magari qualche strumento utile, magari sono Timer Ball, che se non ricordo non si possono prendere in questo gioco. E ci sono ovviamente le bacche inutili, le baccanaca. O anaca. Altro? Sì, ovvio. Bacca Rosmel, la Rosmel è molto usata se non sbaglio, ma non mi interessa. Non ho più nulla, perfetto. Allora, tu cosa vendi? Velox Ball e Scuro Ball, sì. Alla fine, le Scuro Ball e le Velox Ball, stranamente, saranno le vostre migliori amiche. Fidatevi di me. Ne ho prese altre 10 perché mi serviranno in futuro. Sì. Ma non adesso. Allora, c'è un rumore strano che viene da fuori, ma non mi interessa. Allora, nella prossima parte di Pokémon versione Argento Soul Silver, esploreremo... no, che cavolo sto dicendo? Andremo nella palestra di Fucsiapoli e... tanto per dirlo, faremo un'ultimissima cosa, ossia... ah, devo davvero usare volo per farvelo vedere, sì. Faremo il percorso 15, che è un percorso sì corto, infatti la prossima parte verrà non più lunga di, suppongo, 35 minuti, poi più corta, 30 minuti al massimo. Però è necessario, è allenamento, conviene, e poi... oh mio Dio. Ah! Perfetto, allora mi sa che posso anche mostrarvi la Tana del Drago tra due episodi. Bene, se riesco. Adesso vediamo un po' come deciderò di organizzare tutto quanto. Ah. See you!